mare non ha nessun bisogno di ingaggiare assistenti civici. Sapete perché? Ebbene, perché i bagnini del bel mare sono gli assistenti civici per eccellenza, ragazzi. Eh sì, perché nemmeno la Cina è così dura nei confronti delle regole. E a breve anche il bel mare arriverà a fucilare le persone, non temete, non temete. Vi mostrerò con una serie di filmati fatti dal mio caro assistente Amilcare e da alcuni paparazzi come i bagnini si attengano fortemente alle regole. Ecco, sì. Petruzzo, non sai le normative del Covid? Non si beve. Perché? Perché c'è il Covid, che discorsi? Ma è mia! E chi se ne frega? E quest'anno, quando uno affoga, sperate che affoghi il più vicino possibile alla spiaggia, perché i bagnini non possono recuperare nessuno, dato che non possono avvicinarsi alle persone, altrimenti il coronavirus potrebbe prendere tutti quanti. E noi non vogliamo che i bagnini del bel mare si contagino di virus, non è così? Anche perché il bel mare non è che abbia tutti questi soldi da spendere per prendere altri bagnini nuovi, eh. Cioè, i bagnini costano, ragazzi, madonna, non fate tanto gli sbuffoni. Adesso osserverete come i bagnini non mi considereranno di striscio mentre sto per affogare. Amilcare, io confido in te, però in ogni caso, Amilcare, eh? Cioè. Vedete? È tutto sotto controllo. È così che deve essere. Aiuto! Aiuto, bagnato! Aiuto! Bagnato! Sono tutto bagnato! Non c'è male! Non c'è male! Mio signore, ma dove siete? Oh, magari la volta buona che... Mio signore, come state bene? Amilcare, come vi dicevo, i bagnini del bel mare quest'anno sono molto meticolosi nei confronti della legge. Al bel mare qui siamo tutti una grande famiglia, ecco, sì, sì.